Ciao ragazzi e bentornati al quarto episodio di Recensione più Doppiaggio. Oggi parlerò di un'altra cosa Marvel, ma di una serie che ha fatto un po' scalpore ultimamente e quindi ho detto vabbè dai vediamocela. A dire la verità stiamo parlando di un supereroe che a me aveva catturato l'attenzione in un videogioco. Voi non so se ve lo ricordate, ma una volta su Facebook c'erano i videogiochi fantastici, i giochini del cazzo, quelli lì con gli amici, tipo, non lo so, Crime, Fanculo, Cityville, queste cose qua. E c'era anche un gioco fantastico sulla Marvel, in cui c'erano tutti questi supereroi della Marvel dei fumetti, non per forza dei film. Poi con i film ci hanno marciato un po' sopra, però alla fine c'erano tutti. E c'era questo Moon Knight, che io amavo, perché vedevo che c'aveva un costume veramente figo. Quindi oggi parliamo di Moon Knight. Premetto che l'ho finito di vedere ieri e sinceramente sono rimasto stupefatto. Cioè, sono rimasto stupefatto di quanto la Marvel stia trasportando tutto il Marvel Cinematic Universe e tutto il loro impegno sulle serie, invece che sui film. E sono molto meglio degli ultimi film usciti. Parliamone, Morbius, e l'ultimo Spider-Man, l'ultimo Doctor Strange, che è veramente una cagata colossale, lo dirò sempre, cioè io ormai odio quel film, il peggiore del Marvel Cinematic Universe. Kal-El sei un cretino, vaffanculo. Andiamo avanti, trama, perché ricordiamo che noi facciamo questa cosa dei tre, cioè trama, e personaggi e obiettivo. Io mi baso su queste tre cose per dare un voto finale poi all'opera e tutto il resto. La trama è che ci sta questo qui che è uno sfigatello, ok? Che si chiama Steven. E lavora in un museo. È appassionato della cultura egizia, della religione egizia. È un archeologo. Ha studiato, insomma, è uno acculturato, un po' ansioso, un po' sfigatello. E c'ha questo problema che all'inizio ti viene un po' presentato come un problemino del cazzo, tipo, succede, sai. Il problema è che lui la notte si lega al letto, che se no si sveglia da un'altra parte. La risposta è che ha un'altra personalità e quando va a dormire, o almeno nell'inizio del film, poi anche mentre è sveglio, piano piano, esce fuori quest'altra personalità, che è Mark, che invece è il classico Uncharted, per dirvi, cioè tipo io vado, le rovine le esploro perché so figo, io alle mummie gli sparo, boom, così, perché è un mercenario. Ricordiamo che il protagonista è ebreo, ricordiamolo perché è importantissimo, mi raccomando. La trama molto bella da seguire, molto spiegata bene secondo me. Ogni tanto ci sono dei cambi di personalità, visto che l'attore è molto bravo, che non ti ci fanno capire molto, ma poi viene spiegato piano piano nel tempo. Quindi il punto è questo: ci sta sto cattivo che è il seguace della dea Emmet, che sarebbe la dea coccodrillo che giudica la gente prima di mandarla all'inferno, in paradiso, ok? Naturalmente degli egizi, non so, è dei egiziani, mo. Che come cazzo si chiamava il paradiso, l'inferno, andate a fanculo, ste cazzate le abbiamo studiate alle elementari apposta perché non servivano una sega, no? Il punto è questo, qua è un seguace di questa dea che è stata imprigionata dagli altri dii. Lui invece è questo seguace di questo dio tipo dei viaggiatori notturni, della luna, appunto. Invece con lui intendo Mark, non Steven, ma poi alla fine pure Steven perché è lo stesso corpo. Tutto gira intorno a sto scarabeo che la bussola per trovare la tomba di Emmet perché devono liberarla. Fosse stato, ecco, un eroe con zero problemi mentali, la trama sarebbe finita in un attimo, in quanto avrebbe avuto sempre il controllo Mark e quindi avrebbe risolto il problema, avrebbe magari, che ne so, bruciato sto cazzo di scarabeo e quello da seguace di Emmet se la prendeva in del culo proprio perché non trovava la tomba con la statuina dove era intrappolata la dea. Invece no, perché appunto gira tutto intorno a sto conflitto interno che lui ha, che però ti appassiona perché l'attore è veramente forte, lo ripeto. Poi pure la CGI è fatta benissimo, secondo me i costumi sono fatti bene, pure gli dei quando si vedono, tipo, che ne so, l'ippopotama.
molto figa, mi ha fatto proprio venire cazzo duro, perché sai, a me piacciono quelle un po'... Vi dico direttamente il voto perché non posso dirvi altro se non spoilero. Secondo me comunque la trama è fatta abbastanza bene. 8. Passiamo ai personaggi. I personaggi sono 3-4, ce ne ho messi due a dire la verità, perché cioè il protagonista sono due personalità, quindi due personaggi. Steven, sfigatello, appunto l'ho detto prima. Mark, figone, l'ho detto prima. Poi ci sta la moglie di Mark, che Steven non conosce, ma poi ci si innamora pure lui. Che lei è tipo la figlia di un archeologo, tipo wow, che diceva che gli dei esistevano, e ci aveva ragione. Poi alla fine si scopre, perché beh, si sa, cioè non è che vi ho fatto uno spoiler, è basata su quella la storia. E poi ci sta il cattivo, che è questo seguace di Emmett, che prima era l'Avatar. Ricordiamo che l'Avatar è tipo l'incarnazione degli dei, che ognuno scelgono, st'eroe praticamente, è l'eroe scelto da un dio, che ha i suoi poteri. E naturalmente Mark è quello della luna e lui dovrebbe essere quello di Emmett, ma non lo è ancora perché la deve liberare. Prima ancora però, questo qua che vuole liberare Emmett, prima di Mark, era lui l'avatar di quello della luna. Quindi lo conosce molto bene, anzi l'ha odiato e poi l'ha ripudiato, ha fatto delle cose e tutto il resto. Poi anzi un po' pure lo ama, gli è rimasto insomma, c'è un po' una sorta di amore-odio tra il vecchio avatar, che è questo qua, e il dio della luna, che è sta specie di spaventapasseri con un teschio della cornacchia in faccia e una specie di forcone con la luna. Molto figo da vedere, eh? Io, guardate raga, io gli darei un 10 solo per la, per davvero, per quanto è bravo l'attore che fa Steven e Mark. Però capisco pure che ci sono altri personaggi, quindi un 8 pure qui, dai, perché non posso dire, non è personaggio, pure gli altri devono essere un po'... Quindi dai, un 8 pure qua. Andiamo avanti, obiettivo. Il problema dell'obiettivo di questo film è che secondo me doveva rendere giustizia a un... e farti affezionare a un supereroe diverso. Io, ragazzi, ve lo dico, di solito la Marvel, quando prova a fare queste cose su questi personaggi, tipo Captain Marvel, che poi te la scassano coi coglioni, porco, cioè sta dappertutto quella rompicoglioni di merda e non è piaciuta a nessuno, quando fa queste cose la Marvel non ci riesce mai, stavolta c'è riuscita. Cioè, almeno secondo me, l'obiettivo è un bel 10 tutto, perché, cazzo, raga, io... non me ne frega un cazzo dei dei egizi, non me ne frega un cazzo di lui in quanto... però non solo per la serie, pure appunto sempre per quanto è bravo l'attore. Questa è una... è proprio un... la prova del 9, del 10 questa volta, perché io ho dato 10, che l'attore molte volte secondo me può salvare un film, o perlomeno gli può dare quella marcia in più, perché... perché sì, se lo merita secondo me come obiettivo 10. Quindi facciamo la media dell'8,5 di tutto quanto. E ve lo consiglio assolutamente, guardatevelo invece di andare a guardare Doctor Strange. Se dite che è bello, guardatevi allo specchio, sputate sullo specchio così siete dei coglioni e poi datevi uno schiaffo. Perché ci vediamo al prossimo video, lasciate un commento, attivate la campanella, guardate qualcos'altro nel canale. Comunque niente, tutto qui.